Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, questa sera faccio questo video per insomma, per dirvi che, ma sicuramente lo saprete già, che oggi è avvenuta l'inaugurazione del nuovo Pisa Store che si trova in Borgo Largo. Beh, oggi io ero presente e ho fatto 2 ore di fila per prendere il biglietto. C'era veramente tanta gente, tanti tifosi del Pisa. Ora poi vi dico anche chi era presente come diciamo per quanto riguarda la società. Bene, niente, mi sono fatto la fila come tutti per prendere il biglietto. Allora, era presente oltre insomma al presidente Giuseppe Corrado, ovviamente, poi c'era Chiellini, poi c'era Aldo Orsini, poi c'era Andrea Chiavacci e quindi Michele Bufalino e Saverio Bargagna. Bene, mentre facevo la fila ho avuto il piacere anche di conoscere di persona Fasullo Francesco, che è un sostenitore del Pisa e ha creato un gruppo che si chiama Pisani al Nord. Io ne avevo sentito parlare e penso anche voi avete letto anche insomma qualche articolo sicuramente che lui scrive su la testata è l'Arno, e quindi lo trovate su www.larno.it e poi anche scusate è anche presente su Facebook, sulle pagine Facebook, quindi andate a dare un'occhiata, vedete, perché è veramente veramente interessante. Io ho avuto, ripeto, la fortuna di conoscerlo, ci siamo parlati insomma mentre eravamo lì in fila, ci siamo scambiati insomma qualche idea sul nostro Pisa. Bene, dopodiché mi metto la foto. Ho avuto il piacere anche di rincontrare Riccardo Silvestri, che siamo ormai amici. e Riccardo è veramente veramente una persona squisita, ragazzi, sotto ogni aspetto. E ricordo che è responsabile della comunicazione del Pisa Sporting Club. E vi ricordo che ora la società non è più Associazione Calcio Pisa 1909, ma è tornata Pisa Sporting Club. Sapete che i Corrado avevano avviato la procedura per riportare al vecchio nome quello di quando è stato fondato, quindi ci sono riusciti. Il Pisa si chiama di nuovo Pisa Sporting Club. Bene, e per questo io sono contento, anche per questo. Bene, detto questo, ripeto, c'è stata una fila non indifferente, però fondamentalmente ci siamo insomma anche divertiti, abbiamo scambiato le parole insomma sul Pisa, poi abbiamo sentito le dichiarazioni del nostro presidente e poi di Chiellini. Insomma, stanno dicendo che il mercato non è finito qui. Beh, speriamo che non sia finito qui, speriamo che ci sia un altro innesto o due, io spero. E niente, e poi che dire, niente più. Ecco, io ho fatto questo video giusto per mettervi a conoscenza che anche domani, per quanto riguarda i biglietti, si possono fare sia i biglietti della SPAL sia i biglietti di Alessandria, quindi tutte e due le gare. Però ci vuole la prelazione, sia oggi che domani è giornata di prelazione. Quindi chi aveva l'abbonamento, chi compra la maglia, di quest'anno e ha al buono, al ticket insomma per avere la prelazione sui biglietti, altrimenti dovete aspettare chi non vuole comprare la maglia o chi non ha l'abbonamento per avere i biglietti deve aspettare il 20, quindi domani è ancora giornata di prelazione per chi ha acquistato la maglia, per chi l'acquista, per chi è in possesso dell'abbonamento stagione, ricordo, 19-20, e niente, giusto così per ricordare.
comunque secondo me è una bella struttura nuova. E poi insomma Borgo sì, è magari un pochettino, forse viene un pochettino male per il parcheggio forse, però fondamentalmente è di passaggio, quindi anche per i turisti. Oggi poi c'erano molti turisti, sono fermati a vedere cos'era, cosa non era, tutta questa carca insomma di persone. Ma alla fine se uno vuole comprare anche qua che viene da fuori qualche gadget del Pisa, insomma è diciamo così il punto giusto secondo me, ma non solo secondo me, per quanto riguarda l'acquisti di gadget e quant'altro. Bene, detto questo, un'ultima battuta, io direi così ragazzi, io mi sono sentito oggi con Bufalino che era presente insieme a Saverio Bargagni e faremo la live settimana prossima o lunedì o martedì, insomma inizi settimana, al massimo metà settimana. Concilieremo gli impegni di tutti, anche ovviamente quelli di Matteo, e faremo questa live, quindi questa live su calci acquisti, cessioni, e poi analizzeremo ovviamente anche insieme a Michele e a Saverio quello che verrà fuori dalla prima partita del Pisa, insomma, quindi una live che diciamo a tutto tondo a 360 gradi, e quindi io penso che sarà una live interessante, quindi ripeto analizzeremo sia calcio mercato, quindi le uscite, le entrate, poi andremo a vedere ormai se ci saranno ultimi colpi di mercato da parte del Pisa, e dopodiché ovviamente andremo ad analizzare la prima gara della nostra società, della nostra squadra. E niente, io non c'è nient'altro da dire, anche perché insomma per dare formazione anticipi è presto, insomma domani è giovedì, quindi noi giochiamo domenica alle 20:30, ricordo a tutti, domenica alle 20:30 all'Arena Garibaldi. E niente, detto questo, io per questo video la finisco qua. Insomma, era giusto per dirvi che è stata inaugurata la nuova sede, ripeto, in Borgo Largo, e insomma erano presenti tutte le massime autorità societarie e non solo, insomma vari giornalisti eccetera eccetera. Bene, io ragazzi per questo video la chiuderei qua. Rimanete sintonizzati per la live, perché sarà una live, ripeto, 360 gradi, tutto tondo, e andremo a vedere quali sono state appunto le cessioni, gli acquisti, e analizzeremo la prima gara del Pisa. Bene, io vi ricordo una cosa, mi raccomando, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!